Buongiorno belli, bentornati nel mio canale, io sono Amale e oggi invece non ho assolutamente tempo per applicare una maschera sui capelli, quindi ho deciso di dare un tocco di idratazione pura. Ci ho messo 2 cubette di latte di cocco che io congelo e 2 cucchiai di vasellina. Questa miscela è super 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 idratante, ma ovviamente la userò durante il styling. Adesso le appoggio davanti alla stufetta così si scioglie. Ho lavato i capelli. Ma l'aceto di mela, quello che non manca mai, che non dovrebbe mancare nessuno a casa, sia uomini che donne, perché dà una tocca sana ai capelli e soprattutto li rende lucidi e aiuta la ricrescita dei capelli. E quindi sotto la doccia non ci deve mancare l'aceto di mela. Adesso ho lavato i capelli, vado a dividerli. Prima di dividerli ci metto qualche goccia di Lola Cosmetic, che io adoro, non so se la conoscete, io adoro Lola Cosmetic perché è un trattamento stricante per i capelli, ma non impesantisce assolutamente. Quindi se avete una serata, volete fare styling veloce ai capelli, ma allo stesso momento volete un sacco di volume, Lola Cosmetic è favolosa. Adesso ho diviso i capelli e vado a applicare la mia miscela con latte di cocco e vasellina e vado col mio styling. Oggi ho detto vabbè, ci diamo il tocco e voglio una definizione proprio afro. Il primo passaggio volevo farvi vedere che si può fare anche come il Denmon, però ho deciso di non farli tutti così. Allora ho cominciato a dividere i capelli, pettinarli a 2 passaggi. Il primo passaggio proprio strisciando proprio i capelli sul bordo e il secondo passaggio pettinarli. E andiamo avanti con questo styling. Li pettino, li faccio la prima passata, poi la seconda passata. Questo styling, questa maniera di pettinare i capelli, potete utilizzare qualsiasi tipo di pettine, che sia il flexi brush che sto usando io, che sia il pettine marocchino, che sia il Denmon, qualsiasi pettine che avete a casa a disposizione, quello di legno va benissimo, perché il fatto che abbiamo dato tanta 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 idratazione ai capelli, realmente il pettine che utilizzi non è che cambia moltissimo. Adesso ho diviso la seconda parte, vado a applicare la mia miscela e comincio con i styling anche in questa parte qua. Comunque, sopra nella descrizione vi lascerò il video per fare un styling di 5 minuti sotto la doccia. Belli, se vi piacciono questi video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e seguitemi su Instagram e Facebook. Io continuo col mio styling. Guarda, il segreto per avere un styling buono, una definizione bella. Le cose sono due: se avete dei capelli ricci o mossi, è la base ovviamente. La idratazione è fondamentale. La idratazione, ripeto, è fondamentale. Fare maschere, trattamenti naturali sono importanti per i capelli ricci, i capelli secchi danneggiati sono importantissimi. Io ho avuto i capelli danneggiati una gran parte della mia vita, perché dall'adolescenza fino ai 24 anni andavo solo di stiratura, 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 phon, phon, phon e piastra, piastra. Immaginate i miei capelli come erano un disastro. Erano secchi, crespi, erano proprio brutti da vedere. Però con i trattamenti naturali
tutto torna, tutto veramente, i capelli cambiano tantissimo, i capelli si modificano tanto, dipende dal tempo, come li tratti, gli anni, come li idrati, come li curi, cambiano tanto, i miei capelli sono cambiati tantissimo nel corso degli anni. E comunque vi stavo dicendo, la parte in più importante è avere, vabbè, i capelli ricci o mossi, e va bene. Il pettine, se sono dei buoni pettini, ci sono talmente tanti nel mercato che è veramente per scegliere è complicato, però io comunque se avete qualche bazar marocchino nelle vicinanze andate a prendere il pettine marocchino che veramente vi darà tantissime soddisfazioni, è anche super economico, con 50 centesimi al massimo 1 euro ce l'avete. E l'idratazione, o con le maschere o con olio, come si chiamano, i bagni di olio, vi lascio qua il link, o fare una bella idratazione sotto la doccia o usare la vasellina, cioè io la vasellina ha cambiato completamente i miei capelli, ve la consiglio vivamente perché sembra un passaggio inutile, però davvero a me mi sono cambiati tanto i capelli. Guardate che ricci, favolosi, perché ho messo più quantità davanti senza rendermene conto, ne ho messe di più. Guardate, guardate che ricci favolosi, favolosi. E con la vasellina dovete stare molto attenti perché la vasellina si deve applicare solamente nella punta, non nella radice, perché sennò impesantisce troppo il capello. La potete utilizzare durante il styling, la potete utilizzare dopo il styling quando i capelli sono già secchi o durante i giorni che non lavate i capelli. Basta scaldarvi le mani, scaldare la vasellina o scaldare la vasellina tra le mani e applicarla per mantenere ricci idratati, definiti, belli, che durano tanti giorni. Belli, se vi piacciono questi video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Adesso andiamo col crunch e il passaggio più importante è il rock and roll. Dobbiamo separare le ciocche e la maniera più naturale, senza toccare troppo i capelli, è quello di fare il rock and roll, muovere la testa, i capelli, separarli, separare, separare i ciocche finché potete, perché così quando li asciugate e quando volete separarli non trovate tanta fatica. Adesso vado a creare la riga. Come vedete, io metà sopracciglio e creo la riga. A volte non la creo, non sempre la creo la riga, però a volte mi piace proprio che quando si asciugano i capelli non sto là a toccarli troppo, per crearla. Altro rock and roll. Eccomi, sono andata a lavorare così, con questa testa, perché non erano ancora asciutti bene e quindi volevo farvi vedere i ricciolini come sono belli, sono stupendi. Guardate, cerchiamo di separarli, sono bellissimi. Non volevo separarli al lavoro perché volevo dividere con voi. Sono stupendi, stupendi, stupendi. Peccato che sono schiacciate qua. Adesso vediamo volume. Per chi ha i capelli ricci, questo qua è un strumento importantissimo per chi ha i capelli ricci, per chi ha i capelli mossi, per dare volume è il top in assoluto. Quindi andiamo a dare volume, anche se io adesso fra un po' vado a dormire, però gli do un po' di volume e poi metto la cuffia. Andiamo.
giornata splendida. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un saluto da me, del mio nuovo amico, altri due nuovi amici e il terzo amico, il quarto amico. Quindi, buona domenica a tutti e alla prossima, spero che non ci saranno più questi amici nuovi. Ciao!